Facessero delle domande che poi sarà bene intuirò il mio pensiero. Dunque qui era tanti anni fa sempre un caffè che era, venivano la gente più un po' più ricca, diremmo, no? E di là era un caffè nazionale dove era più la gente artigiana, così, di lavoro, diremmo, amministrativi, come si dicevano. C'è qua... Dopo Lucia. Oče pravi, se predstavil, imam vas lepo toplo pozdravlja. Segajo njegovi spomini v čase, ko je bil tukaj, ko je bila tukaj gospodska kavarna, medtem ko vizavi je bil tako imenovani kafe nacionale, kateri je bil bolj priročni za populacijo delovno, ribiško, mornarsko, so se več posluževali tudi v časopisi so, ki tam je bilo bolj nekako za delovno okolje, delovno ljudi. E adesso ti posso spiegare dove che voi pescatori andavi a prendere il caffè. Bene, noi durante la pesca, dopo che si faceva, finita, avevamo il caffè qui alla pescheria vecchia, dove c'è fuori. E lì, sul palazzo Travisini, dove era la pescheria presso questa ultima, interna, e là era un caffè di un privato, dove quando alla mattina, prima di andare a pescare, si andava lì e si beveva il caffè, già alle 4, alle 5 che si usciva. Mi parlo sempre quando ero ragazzo, ecco che ho cominciato a pescare. E di lì, dopo si beveva il caffè, così perché era che veniva già un'ora per i pescatori, e così dopo il pescatore beveva il caffè e si andava fuori in mare. Tako. Kavarnica ribiška je bila tam, kjer zdaj trenutno tudi kavarnica, eks ribarnica, to je v pritličju palače Trevizini. In je gospodar že zgodaj zjutraj odprl, tudi ob 4 je skuhal kavice ribičem, da so šli s toplo kavico na morje, da so imeli nekaj toplega. In potem bi nadaljevali, continuiamo col racconto, non tanto del lavoro, ma come si passava la serata
conviviali dove c'erano i balli. Mi pare che era il ballo anche sopra questo nostro locale. Adesso racconta tu. Sì, quando diciamo si faceva, sempre parlo dopo la guerra, no? Si faceva i balli qua. Questa galleria che c'è adesso, no? Prima era la casa del fascio qua una volta, no? Allora dopo la guerra si faceva i balli qua, perché la sala era popolare, no? Dove si organizzava i balli del sabato o durante le feste, che era queste feste, diciamo, dopo la guerra, i pescatori, organizzato dai pescatori, dai salinieri, dalla cultura, dalle scuole, no? Così. E così era abbastanza divertimento durante la settimana, no? Così. Tako, torej, prve zabave v sproščeno vzdušju po osvoboditve so se, prvi plesi so se odvijali tukaj v prvem nadstropju galerije, kjer so si konec tedna, kot sem razumela, dajali duška in solinari in ribiči in delavci so imeli tele sprostitvene ulice in kot je mi je znano, so imeli ne dlje kot do 10. ure zvečer. E dopo erano i balli grandi, dei veglioni, del Capodanno, del Carnevale. Il Capodanno si organizzava nelle stazioni. In o katerem obdobju to zdaj govorimo? Leta 1947-50, o katerem obdobju smo? De che anno si parla dei veglioni dopo la guerra? I veglioni parliamo dopo la guerra, qua in teatro, no? Ma però anche prima della guerra si faceva i veglioni in teatro. Solo era così organizzato più dalla gente così più benestante, come diremo, che aveva la possibilità, ma in ogni caso era anche così che poteva partecipare tutti questi, il popolo, direi, la gente che lavorava qua, no? E così si faceva anche delle commedie che venivano da Trieste, commedie di Cecchellin, di varie compagnie che era a Trieste durante la settimana. La settimana, diremo, quando era la possibilità di organizzazione, facevano questi avvenimenti che veniva fatti. Se pravi, v gledališču so imeli tudi gledališke predstave, tudi med vojno, težko so tudi seveda organizirali v tistih časih in so prihajali gledališke skupine iz bližnjega Trsta in je bilo malček zaradi vojnih razmer težje to prirediti, ampak se je pa zmeri gledalo, da se je nekaj odvijalo, da je bilo neko kulturno življenje, da je bilo nekaj na nivoju tudi v tem malem mestecu. Adesso potremo parlare anche come il popolo si divertiva nelle giornate di cultura, come le persone, come le donne dei pescatori, le mogli cuciva le reti, che era anche un modo di incontrarsi, di parlare, di chiacchierare.
Sì, le giornate, diremo, della gente, tutti avevano il lavoro, no? I pescatori, i salineri, i marittimi, tutti avevano un lavoro, diciamo, che era qui per la città, era inutile, una cosa economica che entrava su tutto, su tutte le famiglie, dove che veniva portato i suoi guadagni e dopo con le famiglie che erano qui abbastanza numerose si dividevano tutto. I dividendi, i compiti sia familiari della gente, per sostenimenti, per le scuole, per mandare i figli a scuola, per tutto organizzato come familiare molto, no? Perché le donne più parte erano nelle famiglie che sostenevano la famiglia, perché erano tanti bambini, tanti, no? E così che era un compito molto ragionato fra le famiglie, fra tutti, con quel guadagno che era un poco più benestante della parte marittima, dove che navigavano la gente, e più dei pescatori, salineri, un po' l'agricoltura, queste cose qua. E noi eravamo così, perché il mio mestiere era pescatore, allora sempre avevo cominciato da bambino, se può dire, 9-10 anni, finito la scuola, le vacanze, sono andato già ai mari a imparare a pescare, no? E così la vita pian pian continuava, però la guerra ha portato tante cose così dure di vita per tutti, no? Però si andava avanti, si faceva tante cose che si poteva fare. Da rezimira malo v slovenščini. Oče povdarja, kako je bilo zmeri težko, da so bile družine, številne družine, dosti otrok so imeli in vsak je imel v družini na svojo nalogo in kljub temu, da so bili težki časi, so starši vedno gledali tudi, da bi otroci imeli eno možnost izobraževanja, da so hodili v šolo, da so skrbelo tudi za izobraževanje teh otrok. In spominjam se tudi očetove anekdote, on se ne spomne, kako so otroci iz bližnjih krajev, Beli križ, tisti, ki so imeli kaj zemlje doma med vojno, ni bilo malice v šoli in so prinesli krompir in portavali patate v škole, no? Ragazzi delle campagne. E allora era festa grande, si metteva le patate sotto la cenere della stufa della classe. E quella era la merenda. Se pravi, prinesli so krompir in so krompir dali v pepel, v razredno peč in to je bila šolska malca. Dobro, ja. Danes imamo pa tukaj odlične osmice, krajonski pevar in fige. Po preširno, da se mačkan vrnemo mogoče k kulturi, sigurno je bila kakšna zanimiva persona, igralka, igralec, režiser, gledališče v obdobju, ne vem, 35 do leta 60. La domanda se era qualche, se Piranga tale origine, qualche attrice, qualche annunciatrice, qualche persona influente, sapevamo la della signora Elsa Fonda, che lei era la prima voce, una delle prime voci della radio
radiotelevisione italiana, piranese, la signora Elsa Fond. Qualcuno forse non lo sa, nekateri niti ne vejo, mogoče da je bila prvi glas radija v Italiji, zmagala je konkurs Elsa Fonda, domačinka iz Pirana, ki je v svojih spominih zelo imela rada italijanski jezik in je za dva gumba recitirala celo božansko komedijo na stopnicah od cerkve svetega Jurija. Kar ne pride se še. Ja. Naučila je govornih sposobnosti in nastopanja v mnogo znanih ljudi, mislim, učila je napovedovalke, potem je bila televizija nacionalna italijanska in je ona bila siva eminenca, ki je učila dikcijo. Toliko, da povemo, da nimamo prav malenkosti, kar se kulture tiče. Kaj recimo v gledališče so prihajali predvsem italijanske skupine, italijansko gledališče ali morda zreke? In teatro veniva le compagnie di Trieste, il Cecchelin, che lo conosce in molte persone, che è stato un grande autore radiofonico di commedie, di sketch, anche di cose molto delicate nei tempi, anche dopo la guerra, che sì, ironia da una parte e dall'altra, no? E era sempre con la battuta pronta. Dopo la guerra veniva al teatro il dramma del fiume, era un pochettino, ti posso spiegare, tipo. Bello. Il Cecchelin, no? Nei miei ricordi, anche in tempo di guerra, andavamo a vedere lo nostro Cecchelin, quando avevamo qualche soldo che potevamo andare, no? E allora sempre erano questi sketch, logico, queste comiche, che era contro il fascismo, la dittatura, no? Allora lui faceva una commedia, no? E prendeva in giro questi personaggi e dopo una settimana o un mese non poteva andare a fare più commedie, non poteva... li censurava infatti, no? Così. Però quando era queste, che ce l'era in giro tante di queste, per questo, ma dopo era di quelle barzellette logico, come che mi ricordo a me, no? Era il carro che veniva giù, per esempio qua per la Carrara, e faceva stridolava e faceva confusione, no? Le ruote, come diciamo, faceva un po' che fastidiva la gente, no? Dopo, questo, la guardia che era, no? Diceva, adesso le gala multa perché lei disturba, no? Questo poi avevamo questo carro, diceva, ma adesso devo pagare la multa e mi dai anche la tassa sul smirno, perché devo mettere in grasso ciò che non faccio, no? E così era che tutto c'è che l'insola, e diceva anche la tassa sul smirno, e smirno sarebbe il grasso. Igralec Cecchelin je vedno imel kakšne take skeče proti režimu takratnemu, ne? In je vedno malo tako v svoji ironiji, v predstavu malo jih je zbodil sarkastično, torej, če je nastopal, je potem en teden ga ni bilo, je bil cenzuriran, če ne zaprt, ne? In ko so vozovi, včasih ni bilo pneumatik, so vozovi del ropotali in so kaznovali lastnika voza, ki je vozil, ne. Ja, potem so pa rekli, če pa moram plačati kazen na to, moram plačati, potem pa pobirajte tudi davek na mazivo, ne, ker če moram skupiti mazivo, tudi na to morate pobirati.
ko so bili pa spet jezni, ker je vedel eno več kot knjiga, ne, vedno je on eno pripomnil. In čez teden dni bo recimo, mislim, bo pust in naša Pulja zelo, zelo trudi, da bi v mestu zaživel spet pustni ples, pač maškarada. Sigurno v vašem obdobju je bilo popolnoma drugače in bil. Se slišimo? Ja. Allora, potrebno raccontar come che era il carnevale dopo la guerra, forse. Che se guardava di copiare un po' con la Venezia, vicina Venezia. Il carnevale mascherato. Il carnevale mascherato si faceva in teatro, no? In teatro, sì. Come come ultimo dell'anno, no? Organizzato da tutti. Era, come ho detto prima, mascherato in teatro, dove che... I costumi venivano fatti a casa, si faceva con pochi, sì, con sì. Pochi mezzi. Questo ballo era così, perché io ero giovane quella volta, no? Allora veniva organizzato e noi giovanotti dovevamo lavorare, preparare la cena, abbiamo portato la rete, la melaita che si chiamava, e dopo i fiori di scuola e la cultura faceva i pesi colorati, metteva su tutto il palco. Con la carta stagnola. Sì, no, tutto la carta stagnola, no? Che si vede, no? E così che era, si faceva una dopo, no? Quel che facevo io, perché facevamo noi, diremmo, pescatori, marinieri, era tutta un'organizzazione insieme, no? Si faceva questo ultimo dell'anno. E così che dopo si faceva il ballo, no? Ma noi che lavoravamo non avevamo tempo del ballo, perché dovevamo assistire al bar, aiutare e tutto così, no? Che dopo vedemmo queste i ballerini, la gente che ballava, e dopo queste coppie che dopo si faceva il cambio, no? Di ballo, si cambiavano le coppie e dopo queste che restava senza li metteva in un recinto, una specie di gabbia, no? Dopo finito il ballo, e allora dopo andava a prendere, il mollava, diremmo, no? Così era una cosa che non mi ricordo tanto bene, ma così. Torej, največ je oče delal v organizacijskem odboru teh plesov, ne? Je bilo treba seveda scenarij pripraviti, mreže prinesti, okrasiti in za novo leto in za pustni ples, to so bili veliki plesi, je cela populacija sodelovala v teh organizacijah in seveda potem, ko je bilo konec priprave scenarija, so pa oni delili pijačo in tako da so bolj malo in ko so pa plesalci plesali, vedno je bilo kot danes še, so menjavali pare in je eden ostal brez. In so oni prav naredili prav eno gajbo, en zapor in tisti, ki je ostal brez partnerja, je mogel en cel ples biti v zapor. Ampak to je bilo po gledališču? To je bilo pa v gledališču, ja. To so bili veliki. Kaj pa recimo tukaj, eno nadstropje više. Je zelo zanimivo, da so bile zabave tudi v barvi galeriji. Si parla anche dei balli dopo la guerra che erano organizzati più spesso qua, no? Era balli però settimanali, no? Alla fine il sabato. Più o meno, no? Dopo. Questi plesi za ženske? Sì, era
ba, se l'avevi i balli solo per le donne, solo per le coppie, per, insomma, chi organizzava questi balli settimanali? Studenti? Io era... che mi ricordo, io era sti balli, adesso mi penso che era una parte de... che organizzava anche la gioventù, no? La gioventù, le scuole, perché quel che mi ricordo mi era più i balli era il teatro, no? Come organizzato da più gente, delle categorie dei lavoratori. To je nad galerijo, kot je razumeti iz pripovedovanja, so bili manjši plesi, študenti, kakšni, medtem ko pa večje plesne prireditve so se odvijale v teatru, v gledališču. A lahko jaz vprašam nekaj? A so bili ti plesi zgodi? Takrat še ni bilo galerije, ne? Ne. Kaj, čemu so bili pred galerijo namenjeni ti prostori? Je bil to kot kakšen družbeni dom, ali ne vem, da so plesali? Questa sala da ballo sopra era come una sala di tutto il comune, come una sala sociale? È sociale, dopo la guerra sociale. Mm-hmm. Sembrerebbe družbeni prostor, namenjen prebivalcem Pirana. Dopo era queste orchestrine, no? Questi musicanti che organizzava anche i balli. Mm-hmm. Questo era, no? Yeah. Se pravi, je bila tudi muzikalna, muzikalni del občanov, ki so imeli interes organizirati take prireditve, da so nastopali, seveda, da so bila muzika v živo. In so se potem zato tudi ti plesne prireditve odvijale tukaj tedensko, ne? Ker verjetno so muzikanti hoteli tudi probati svoje sposobnosti in je bilo, se pravi, zabava za vse. Na ta način. Posso fare una domanda? Ma questo qua sono, era chiamata Casa del Popolo. Qua sono il ballo. Aveva ragione, che dopo la guerra veniva chiamata Casa del Popolo. Qua, sì. Adesso questo non mi viene in mente, no? So perché mi ricordo mia mamma che ha fatto tante ballate qua sulla rete. Sì, appunto. Casa del Popolo. Imamo pricevanie, queste lauree, njena mamma è tutti se tosti zavrtela. Zgoraj in pravi Laura, da se je imenovala Casa del Popolo. Hiša ljudstva, ne? Hiša ljudstva, ljudska hiša. Ja. Pred vojno ali po vojni? Potem parlar del piccine. Šli ste pa sigurno tudi v kino. Come no? Noi chiamiamo come giovani qua Cine Piccio, no? Perché siccome che era Cine Grande, il teatro, la diciamo Cine Grande, quattro Cine Piccio. E qua, se, eravamo, quella volta eravamo ragazzi, eravamo giovani, che mancava soldi per andare in Cine, avevamo in casa, in famiglia che poteva... Allora se aiutavamo noi a domare ferro vecchio, roba vecchia, così, e vendimo e dopo se aveva qualche cosa per andare anche in Cina, no? A parte che occorreva mangiarlo, no? Per dire. Allora, dei giorni, dei momenti, non si aveva la possibilità di andare... Non era soldi per andare, allora si guardava ad scapolarla fra la gente che faceva la figlia per andare a Trento, no? E se riusciva a scapolare. Però dopo era il paron, logico, che quando era finita le scene, nel momento andava a controllare, no? Trento, perché era di quei ragazzi che stava anche, era due volte la scena, no? In due rappresentazioni, e allora i tentava di stare anche due volte, no? Allora i posti sedere mancava, no?
la gente del potere sta in piedi, allora gli toccava quella reggia e li tirava fuori. Mi, non ho fatto mai quello perché ho fatto solo le scapellare, guardavo un e dopo sapevo che veniva a controllare così, no? Malichino è più piano, Chino Garibaldi, Cine Piccio, sono visto di Malichino. Tu è andato a tam, mi sembra che è archivio, un pokrinjski archivio. Seveda niso meni vedno preštete dinarčke, ko so si pomagali, so prodajali staro železo in stare oblačila, stare tunje. In včasih so tudi zbežali noter kakšno predstavo, ma so bile dve predstave, ampak so hitro tekli ven, ko je bilo konec prve predstave, da ne bi gospodar videl, da so v ilegali gledali en film majhni otročki. E che film se guardava? Quella volta era più i film quegli americani, la guerra di successione, nordisti, sudisti. Via col vento. Dopo i cowboy, perché noi in Molise che teniamo di andare a vedere questi cowboy, no? Come che erano questi americani che contro gli indiani, queste cose, no? E dopo era Stanley Olio, i famosi americani comici, così. Tante commedie, anche dopo commedie, anche commedie di amore, delle cose. Gianni Pinotto diceva a mia mamma che era spesso vero? Comici, Gianni e Pinotto, ieri il film anche. Gianni e Pinotto. Charlotte, sì. E se ricorda Mesio che girava i film in Cina Garibaldi, Ferruccio? Ferruccio era lui. Eccola. Regista, no? Del lui film. Girava i film, sì. Sì. Mi ricordo. Cineoperatore. Cineoperatore, sì. Sì, mi ricordo di lui, De Gennaro, che era dopo. E bi jaz nekaj vprašal, če lahko. Me zanima, če je bila kakšna gostilna, ki je bila namenjena namensko z ribiče. To, ker so se oni združevali, ker danes so tudi tipične gostilne, ker se ribiči združujejo. In če je bilo možno takrat tudi nositi domov tele pedoče, kuhane. To se pravi, danes imamo fast food in vsi smo navajeni pač na neke hamburgerje in take zadeve. Ne? Meni se zdi, da v tistih časih tega ni bilo. Ne? Ali je bilo kakšna možnost, ne, da so nosili domov sardelce, pa pedoče, pa mušole in take zadeve. Ne? Allora, la domanda se, ai tempi, oltre al caffè dove prendevi il caffè con i pescatori, esisteva una trattoria, un'osteria dove che si riuniva i pescatori, dove chi faceva anche del magnar, tipi piatti di pesce che si poteva portare a casa. Esisteva un tipo di trattoria a Piranha, a quei tempi, che si poteva portare a casa pedocci, mussoli o fritture, menudaia? No, non mi ricordo per me. Che era così qualche trattoria. Erano le trattorie normali che facevano il pesce, no? Come che se anche oggi, ma era con il tipo di trattorie, non è come sulla riva che adesso si è tutto sviluppato così, più in grande. Erano le piccole trattorie, no? Dove facevano pesce, ma per portare a casa, no, quei cordi, non so, perché il pesce che era la pescheria che si vendeva molto pesce, perché qua a Piranha era tanta gente che mangiava pesce, fino all'esodo, diciamo, che andate via la gente qua. Si consumava nelle famiglie il pesce, si faceva nelle famiglie il pesce. Così che era mettiamo un cappetto di mussoli, i mussoli erano due o tre bancarelle sul porto che facevano i mussoli rosti sulla caldiera dove si cucinava e si mangiava
spontaneamente là sulla riva del mar, del porto. E là la gente comprava e mangiava proprio subito sul posto. Včasih je bilo v teh vodah ogromno mušolov. Zdaj, kako se mušoli po slovensko, kako se tem školjkam reče, po slovensko se ne spominjam. Oni so ogromno tega ulovili, tudi v zimskih časih, zmrznjene roke so imeli ti ribiči. In na rivi, na obali, so kuhali te školjke, in so kar tam prišli in so pojedli tople. To je bil ta običaj, da so, ko so rekli, a škota dejo, no? Ili pa tega zivušali. Še nekaj me zanima, recimo, ker v njegovih mladostih letih, ne, kdaj je začela kopalna sezona? On, ko je bil otrok, kdaj so se začeli prva kopanja? Ker danes vemo, da je vreme pač tako, kot je, ne? Pa me to zanima. Allora, la domanda è quando cominciava il primo bagno? Se, come era il prima, all'età tu eri più giovane, piccolo? All'età, prendiamo gli anni 30. E gli anni 30, ricordo, erano abbastanza buoni anni, nel senso che la primavera era precoce, come veniva sai prima, perché era già marzo, scarpe ne avevamo poco, niente, no? Ma con le papuse d'inverno, scarpe di tennis si arrangiava per passare l'inverno. E dopo che era marzo, già marzo andavo di scalzi, perché era, già cominciava da quelle giornate calde, no? Non parlo sempre, eravamo ragazzi. 8-10 anni, così. E i bagni si faceva già in aprile, erano quelle giornate belle, calde, e dopo avanti, no? Così. Clima è la bolsa, come pravi oce. Pomladi so bile, spomladi è bilo toplo vreme, že aprila so se kopali. Sezuli so se tudi hitro, ker obuval ni bilo toliko na razpolago kot danes in so hodili že marca meseca kar bosi. Aprila so se že kopali. Pardon, ona je glasna. Jaz bi samo vprašal, če se spomni, katere so bile in kje so bile prve gostilne v Piranu? Se ti ricordi, papà, quale era le prime osterie a Piran e quante, in quale località, in quale via era localizzata? Erano diverse osterie, adesso posso menzionare quel che posso ricordarmi. Era Miralonda, che è dietro l'ultima casa della riva, si chiamava Miralonda, era un'osteria proprio che frequentavano molto quei gitanti che venivano da Trieste, no? Durante la settimana, sabato e la domenica, che frequentavano quella osteria là, no? Commercianti, specialmente tra Trieste e Pirano, no? Dove che si chiamava Miralonda appositamente, perché andavano là e facevano il pranzo tutto, e così vedevano anche da dove venivano, da Trieste, che là si vede tutto, no? Così era un'osteria. Dopo era l'osteria L'Arco, qua che chiamava L'Arco, che è un arco qua in pietra, no? In questa via qua di dietro, qua, no? Sì, non so che dire, adesso si è cambiato tutto. niente, poi là il Dolfin era sempre osteria, perché là si chiamava la nave. Delfin, dopo c'è il Delfin adesso osteria. E dopo, che mi ricordo,
alle tre porte, che adesso è Pirato, no? Sulla riva, si chiama Pirato. Si chiamava Le Tre Porte, il nome di parliamo prima della guerra, anche dopo la guerra. So, dopo era. Le tre vedove, come adesso, e dopo era avanti la ponta che era una vedova. No? Perché prima era una vedova, e dopo era la seconda che era due vedove, prima era una, dopo sono morta c'era un'altra, e dopo più tre vedove. Zanimiva je zgodba, ja. Vprašanje je bilo, koliko je bilo teh vdov, ja. Te, današnja restauracija tri vdove, v času vojne so te piranske vdove in niso dobivale, ne, so ostale brez dohodka. In je piranska občina dala možnost tem vdovam, da so neko dejavnost podprle, ne? In na ta način so lahko priskrbele sebe in družine in otroke, ki so ostali. Ne? In seveda, dali so ta lokal prvo eni vdove, potem je ta še ta umrla, potem je prišla druga vdova, potem je še tista, potem je pa prišla tretja vdova in zato je ta restauracija, ne zato, ker so bile vse tri skupaj, ampak zato, ker je bila ena pokojna, pa druga, pa prišla pa še tretja. Ne? Zato so tri. Ves čas so ljudje pripotovali in odpotovali v mesto. Morda bi bilo zanimivo povedati, na kakšen način. Recimo povodi, tramvaj, zosti, trgovci. Oče je povedal, da je bila ena od gospin Mira Londa, se nahaja danes čisto na koncu punte, ker so prvi izletniki so bili Tržačani, ki so hodili v Piran na izlet in na kopanje in se to vse tako ogledovali tudi kraj, iz katerega so prišli na izlet. In zato se je gostilna sama imenovala Mira Londa, se pravi, poglej valove, ne? Allora, dicendo della Mira Londa, no? Quando cominciava i primi visitatori a venire a vedere, a far le gite a Piran? Le gite più o meno era sempre, solo d'estate era le gite anche a Grado, anche a Venezia, gli erano i vaporetti che andava, no? Che andava a Venezia, faceva le gite per Venezia, per i vaporetti dell'Istria a Trieste, no? Organizzava le gite, da Porto Rose partiva e andava a Venezia. Che Pirano era sempre più gente, diremmo, l'estate, perché era la stagione balneare, no? per i bagni, però era anche durante tutto l'anno, no? Non gente, ma il vaporetto che faceva linea, no? Veniva sempre cristini, gente, commercianti, che faceva la festa del sabato, della domenica, no? Come, specialmente di domenica, credo che era di più, che era chiuse certe botteghe di Trieste dove i commercianti Se pravi, kar se izletniškega turizma tiče, so bili parniki svoj čas, ki so vozili na relaciji Portorož, Trst, tudi za Benetke. In seveda, tako kot dan danes, so izletniki iz Trsta in iz Benet prihajali v Piran ob sobotah in nedeljah za kratek vikend, da si vdahne od svojega delovnika, delovnega tedna, ki so imeli za sabo. A me mi interessa una roba forse particolare, forse lei, prima della seconda guerra mondiale, vorrei sapere, i ragazzi facevano le scuole ottonali a Pirano,
poi andavano a andavano studiate a qualche parte dove le scuole medie dove le facevano. Ma mi ricordo lì, diciamo, qua erano le scuole elementari. Dopo le scuole elementari era il ginnasio, no? Il ginnasio che ultimamente, che mi ricordo lì, era proprio qua in comune, no? Della parte del comune, della piazza delle Erbe, di là. No? E qua che ho ricordi, no? Che era questa scuola serale, scuola di avviamento per professioni queste tipo di professioni artigianato. Se pravi, kar se šolstva tiče, ko sem pa vprašala, kakšne šole so imeli v Piranu po obvezni osnovni šoli, la scuola durava 5 anni, no? Elementare. So imeli tako imenovane šole kot neke vrste poklicne šole, v katerih so se izobraževali za poklice in bil je pa tudi licej, gimnazijo, ki je v občinski stavbi. In so prostori te gimnazije gledali na zelenjavni trg. Signora voleva anche sapere se andavano avanti. Andavano avanti, ma a Trieste, credo, dopo, non so, credo così lì, no? Dopo era una scuola a Parenzo di agricoltura, no? Questi che volevano andare avanti sull'agricoltura. Però tornavano a Pirano poi? Hanno trovato il lavoro in città? Ma diciamo una parte di questi professionisti che dopo la scuola, che non era tanto qua in paese, amministrazione grande per poter... quando avevano finito le storie superiori restavano a Trieste o andavano in Italia dove era più utile, diciamo così. Qua restava una classe così abbastanza di artigianato, di professioni, no? Perché era sempre qualche cosa abbastanza sviluppato qua, perché era una fabbrica di sapone, era la miniera, erano i marittimi che navigavano, che portavano esperienze e anche utili, no, per la vita della città. Poi erano le saline, no, che era abbastanza forte per la contribuzione del comune, per la vita economica. No? Se pravi, ko so končali osemletko in to šolo poklicno, so, ali pa gimnazijo, recimo tisti, ki je hotel nadaljevati študije, mogo iti obvezno v Trst. Ali pa pravijo, če tudi tisti, ki se je hotel ukvarjati s kmetijstvom, da je bila na posebna šola v Poreču, ki je bolj izobraževala v smeri agronomije, nekako kot tehnika agronomskega. Ampak večina ljudi, ki je potem šlo študirati, je tudi ostalo v Italiji, ne? Se niso vračali, ker sama občina ni več kot toliko absorbirala, ni dajala toliko delovnih mest za take profile, ne? Več kot toliko je bilo. Na občini je bilo toliko uradnikov in večje potrebe so bile po obrtnih dejavnosti. Una parte dei dottori o professionisti, anche sono diventati dottori, sono anche ritornati a Pirano, che mi ricordo, credo che studi li ha fatti via e sono ritornati a Pirano, no?
il dottor Kuzma, così missionario, l'ho avuto anche amici, era missionario, lui era piranese, credo, no? Di nascita Kuzma. Però gli studi che aveva fatti via, non so. Se Padova o in altre posti. Oče se spominja zdravnika Kuzma, che è zdravo tudi njega. Je bil priznan zdravnik v Piranu, prime Kuzma je, izhaja iz Pirana, je eden izmed kadrov, ki se je vrnil, ki je šel študirati, mogoče oče ne vem, v Trst ali v Padovo, ampak se je vrnil nazaj v Piran in je tukaj služboval kot zdravnik v Piranu. Volerijo mi je farlo, da mi to manda se kon sebe. Signor Peregrini, mi volerei sapere, invece tornerò all'argomento sociale più, volerei sapere, la sera, a tempi parlo degli anni 40-50, dove si radunava i uomini, in che locali, in che osteria qua a Pirano e come trascorreva il tempo. Parlo di oggi perché probabilmente le donne a quell'epoca ancora stavano in casa, non ne lavorava, insomma, e l'ore come le passavano, suppongo le si occupava della famiglia e dei fiori, eccetera. Ma Iomi, che lavorava tutto il giorno fuori, si trovava probabilmente la sera da qualche parte e anche passava il tempo in un qualche modo, cosa a giocare a carte, a parlare e così via. E questa è una domanda, che tipo di giochi, dove si trovava? E poi per le signore, invece, mi interessa anche un'altra roba. Dove si incontrava i giovani, cosa faceva, come si trovava le coppie, come si formava le coppie. Perché adesso oggi noi, insomma, le donne lavoreremo se si trova negli uffici, se si trova in parecchi posti, anche nei locali, noi frequentiamo tranquillamente i caffè e così via. Ma all'epoca, penso un tempo indietro, le donne le aveva spazi più limitati. Quindi mi interessa sapere dove incontravi, dove sei. Brava, come sei innamorare? Gli uomini, diciamo, si incontravano più o meno, diciamo, quando che... così, i marinieri erano via anche a mesi, stavano via, o settimane, diremmo noi. Più o meno secondo i viaggi che venivano a fare. E dopo si trovavano sempre, nel senso una parte, era sempre una categoria dei marinieri che si trovava insieme come marinieri. Allora gli aveva le sue trattorie più qua in Marzana, quelle più spaziose, diremmo. E no, invece i pescatori così, o salinieri o contadini. Perché se trovava in osteria sì categorie così un po' differenti, per così dire, no? Ma però quando che era finito il lavoro, dopo stato tanti giorni via e così, si trovavano sempre nelle osterie qua, che erano più piccole osterie, e quegli altri che erano più della Marzana, alle Tre Porte o via Londa o in altri posti, erano più categorie che poteva spendere di più, che aveva di più, infatti. No? I giovani diremmo, erano sti due cinema, erano i teatri, il ballo, dopo la guerra, logico, più, no? In tempo di guerra, non ho neanche ricordi mi tanto del tempo di guerra, ero giovane, no? E poi anche sempre io assiduo per andare a pescare, perché bisognava sempre andare fuori, poi era bel tempo, specialmente era 24 su 24, per modo di dire, no? Perché se andava fuori, se andava via, se ritornava due o tre giorni, secondo il tempo che era, perché si andava a vendere il pesce a Grado oppure a Trieste, tutto era un giro come era il tempo, diremmo, no? Perché se aveva la piccola barca a motore e a vela, era sempre una lotta per dire,
per fare il pesce dopo anche per andare a venderlo e le distanze, perché non vi era tanta velocità per poter entrare e uscire durante il giorno, no? Torej, nekako je bilo postavljeno vprašanje, kako so se moški dobivali v Piranu, ker ni bilo take socializacije kot je dan danes, ker recimo tudi ženske so bile bolj doma. In je oče povedal, da so pač tisti, ki so pluli, ki so bili malo bolj prednarjo, so imeli svoje, kot nekako cehovske gostilne. So se združili v večjih gostilnah, kjer se je lahko tudi malo več porabilo. Medtem ko ribiči so bili pa bolj v manjših gostilnah, kjer so bili cenovno tudi bolj ugodne. So se že na ta način delili, ne, po premoženju. Forse sarebbe da dire di raccontare quell'aneddoto di quel che gli piaceva di bere in osteria che gli morava la porta. Di giorni, no? Domandava anche per giorni. I giochi. Qua gli era sempre i giochi di carte, le osterie, quando era tempo libero che si giocava la briscola al 3-7, camufo, viene chiamato, dopo. E dopo era il remi, che anche mi ho imparato prima, perché tempo non avevo, ma quella, quando era Bora, allora erano fermi, allora si stava in osteria, in caffè, cioè no? In osteria, in caffè, e si giocava questo remi, no? Così, con pochi soldi. E diciamo che là era il nostro passatempo, e dopo i balli che abbiamo parlato, si poteva andare, specialmente dopo la guerra, che si poteva avere la gente che si arrivava dei militari, della vita, che si era passato, allora era un'amicizia abbastanza profonda, lento, che non era niente di dopo tanti anni così passati non tanto bene, allora la gente era molto unita. Racconta papà quell'aneddoto che gli cammura la porta. Sì, qua si parlava, no, no, che erano questi artigiani, no? E allora si trovava in osteria diverse categorie, muratori, falegnami, fabbri e tante cose. Allora, era tutti in compagnia, e dopo qualche dunque aveva di più, e dopo infatti era ora di andare a casa, e allora tutti hanno, prima di andare a casa che aveva già organizzato, no? Che murerà la porta a quella persona, a quella, no? Allora i che avevano murato la porta, no? Era mezzanotte, diremmo così, andiamo a casa e si arrivava, no? Tutti si era salutato, no? Dopo si era sconto le contrade e guardava questo che era più bevuto, no? che barcolava di più, e allora arriva là e trova questa porta di casa smurata e non trova la porta e dopo chiama Maria, non trovo la porta, ah, anche oggi ti sono ubriaco, neanche la porta non ti trovi. È la signora Napret? Da prevedere. Ah, bravo. So se dobivali v gostilni in zidari in vodovodari in so kakšno povedali, kakšno popili, pa je bil eden, ki je spil malo več, eden malo manj. Pa so, recimo, da je bilo v času karnevala, da je pusta, naredili so en škert, bi se rekla, enemu, ne, so ga lepo, se je on lepo napil in so se zmenili, da mu bojo zazidali vrata.
v Horma. In so, potem so se poslovili, recimo, da je bila polnoč ura, in so se skrili, da bi pogledali to sceno, kako bo izgledalo. In on seveda se je opotekal, malo se je guncal in kar naenkrat pravi, ma kje so pa po moja vrata, so mi zazidali vrata in je poklical, Marija, Marija, so mi zazidali, so zazidana vrata, ja, že spet si se napil. In senjora napred. Kako? Senjora naprej, napred. A ja, quello che racconta Dario della Piseta, che lei ha la dogana, che lei era. Non me la ricordo. Allora, prima la racconto in italiano. Dopo la guerra, era le famose doganiere jugoslave al confine che controllava tutte le donne. E era una famosa signora, la Piseta, che portava tanto burro e carne, sigarette, un poco di tutto sotto le cotole, no? Allora la dogana, la drugarita, gli diceva, no? La diceva, naprej. Napret. E nessuna voleva spostarsi. E Piseta fa, bon, donne, quella che si chiama napret che la va davanti. Ne vem, kako bi prevedla, ma mislim, da ste razumeli. Certo, e le donne cosa le faceva a Piram? Perché gli uomini si radunavano nelle orite di erba, però le donne non era mica tutto il giorno in casa con i fiori. No, lei era in qualche posto. Kako so se pa ženske zabavale, bomo pa zdaj slišali. Ma mi credo che poco tempo che aveva quelle famiglie che aveva tanti fiori. Ma in ogni caso, io mi ricordo, era Stuccine, era Zerobo, e la famosa tombola anche in casa, ma sempre in casa, no? Dopo la guerra allora si faceva queste tombole più nel circolo di cultura italiana, qua, nei circoli che si chiamava, nella comunità locale, come i piranesi che siamo stati qua, no? Quella gente. Ma le donne ne andava anche in casa, le si riuniva ogni domenica, una volta in casa di una volta in casa dell'altra, e le giocava la tombola. Ženske, ob nedelja, so mele dan hazardo. No, zdaj, mislim, so igrale tombolo, yeah. In enkrat so se zbrali pri Giovanini, enkrat pri Ani, enkrat pri Mariji, in tako so njihove nedelje potekale, ko so imele popoldan fraj prosto. Portir je malo prej zašepetal, da tramvaj prihaja, da počasi mora iti naš cenjeni gost, ja. Počivati. Tako. In zaradi tega, ker že skoraj dobrih 80 let hodim ta prostor, oziroma malo manj, in vsako popoldan pride ob 16. na čaj, eno skromno darilo, ker je mesec kulture, da cel februar pride na čaj in da ne bo plačen. Naj to se pravi, ena mala pozornost, da v svojo ložico pride cel februar na svoj čaj in čajček je že plačen. V nomadžu te offri il signor con tutta la comunità che ha organizzato questa serata, ti ha il tè alle 16 tutto febbraio qua, ti aspetterà. Un omaggio. Questo è solo piccolo regalo. Ringrazio molto perché il pensiero più che tutto che conta nella vita non è tanto il valore, come diciamo, per il soldo, per la vita, ma il valore perché si conosce e si apprezza quel che siamo. Pravi gospod, da ni važna materialna dobrina, važno je to, kar smo,
in kar se cenimo in druge. Na koncu lahko popije čaj. Da lahko popije čaj.